chi sta vincendo? La parola a Lorenzo e poi ad Andrea. Ma Putin perde. L'Ucraina vince, non lo so, ma Putin perde. Su questo non ho mai avuto dubbi dall'inizio di questa guerra, di questa aggressione violentissima voluta da Putin 2 anni fa. La Russia non ha vinto e quindi ha perso. Putin mirava a una guerra velocissima, doveva in pochissimi giorni, una settimana, due, un mese al massimo, prendere Kiev, far fuori Zelensky anche fisicamente, imporre un governo fantoccio come in Bielorussia, comunque un alleato, e da lì andare avanti. Putin l'aveva detto, l'aveva teorizzato in un saggio che va scritto nell'estate precedente del 2021, ritornare alla vecchia Russia imperiale, quindi andare a minacciare la Moldavia, andare a fare paura ai paesi baltici, eccetera, eccetera. Tutto questo è fallito per sottovalutazione dell'avversario, non aver capito niente, la cosa è stupefacente, visto che l'Ucraina comunque sia di casa, no? I russi, faceva parte dell'impero sovietico fino al 91, era un paese con dei collegamenti strettissimi con la Russia. Ecco, non aver capito la volontà di resistenza degli ucraini, che tra l'altro ha anche creato un effetto boomerang, perché poi gran parte di persone che erano veramente collegati in modo strettissimo con la Russia. Noi, Andrea ed io, abbiamo conosciuto centinaia di persone in tutti questi anni, in questi 2 anni, che hanno magari genitori che vivono a Mosca, parenti molto stretti, famiglie che si sono divise, perché c'è stato questo effetto boomerang. Io adesso ero a Kharkiv, seconda città del paese parzialmente invasa nei primissimi giorni dell'invasione russa e poi liberata nei mesi seguenti. Legatissima alla Russia più che non Kiev, e quando tu parli con le persone anche che parlano solo russo, neanche l'ucraino, ti dicono che loro non ci pensano neanche, che proprio questa la violenza dell'aggressione li ha spinti assolutamente verso l'Occidente, verso il nazionalismo dell'Ucraina, anche in modo eccessivo delle voci. Infatti, per esempio, questo movimento che abbiamo registrato tutti, dei libri bruciati, dei libri russi che vengono messi all'indice. Per noi è una follia, no, Andrea? L'abbiamo scritto tutte e due questa cosa, no? Assurdo mettere Tolstoi alla gogna, no? O Dostoevsky, però è stata una reazione, proprio una battaglia culturale. Insomma, Putin non ce l'ha fatta. Naturalmente poi sul campo oggi la guerra è in una fase diversa. Sappiamo dei problemi, delle armi che gli ucraini hanno. Io ho appena assistito alla disfatta di Avdiivka, ero letteralmente fino a 3 ore fa. Stavo alle porte di Avdiivka, ho seguito questa battaglia dove gli ucraini hanno perduto, ma è una battaglia, non la guerra. Come può finire la guerra? Allora, da una parte, noi occidentali abbiamo pensato che la guerra potesse finire, con una caduta del regime di Putin. Ci abbiamo sperato fortemente quando il capo della Wagner, Prigozhin, ha fatto la sua marcia su Mosca, e poi Prigozhin è stato annientato e poi ucciso. Adesso Putin uccide un oppositore politico in carcere, la sua è una responsabilità morale, mettere un uomo così debilitato oltre il circolo polare artico senza cura è responsabilità morale del potere politico che lo sta incarcerando. Quindi Putin dimostra in questo modo di perseguire quel modello autoritario zarista sovietico che preferisce incutere terrore piuttosto che simpatia nei suoi cittadini, e in questo senso però dimostra di avere un regime solido in cui nessuno alza neppure il ditino anzi, chi lo fa e dice Navalny è morto, viene arrestato. Quindi stiamo proprio parlando di due mondi diversi, due mondi che però entrambi riescono a sopravvivere, cioè la Russia di Putin continua ad avere uomini e mezzi per combattere e l'Ucraina di Zelensky riceve i mezzi e ha gli uomini per resistere all'invasione.
Però, appunto, piccolo passo indietro. È vero che Zelensky ha licenziato Zaluzny adesso a febbraio, ma quando ero a Kiev già nell'estate scorsa, quindi nell'estate 2023, negli ambienti diplomatici si parlava di ipotesi Badoglio. Cioè si pensava, visto che la guerra non si riesce, questa controffensiva, abbiamo dato le armi all'Ucraina, l'Ucraina le ha usate sul fronte, ha cercato di suonare e non c'è riuscita, visto che questa guerra non riesce ad andare avanti e Zelensky continua politicamente ad insistere che vuole vincere, come diceva Lorenzo, vuole riprendersi tutto fino addirittura ai confini del 91. Bene, allora, visto che noi siamo stanchi, chi lo sa che riusciamo a convincere Zaluzny a fare lui la pace, a scavalcare il potere politico e a permettere a lui, che è l'unico che ha, come dire, l'autorevolezza, che ha il prestigio, che ha il seguito per poterlo fare. E da quel momento, io credo, da quando le voci vere o presunte hanno cominciato a circolare per Kiev su un possibile ruolo di Zaluzny nel negoziare una pace con la Russia, che andasse bene a tutti quanti, all'Occidente incluso, da quel momento il rapporto con il presidente Zelensky si è logorato. L'elemento culmine è stata l'intervista all'Economist in cui diceva che c'era lo stallo, che la guerra era in stallo e questo ha fatto infuriare Zelensky fino a un certo punto è arrivata la defenestrazione. Quindi ha prevalso all'interno del mondo politico ucraino la lotta ad oltranza perseguita da Zelensky, lotta ad oltranza che però non è molto apprezzata negli ambienti occidentali e gli si chiede una pace ragionevole, una pace di compromesso, quando Lorenzo parlava di quello che possono pensare alcuni ucraini, ma sì, magari riusciamo a cedere dei territori, però in cambio bisogna avere una pace, bisogna stabilire protezione per quello che rimane ucraino, bisogna stabilire un programma di ricostruzione, bisogna stabilire che la Russia non possa più provare neanche a mangiarsi il resto dell'Ucraina che rimane libera e tutta una serie di questioni che si possono fare in tandem sia con la politica ucraina sia con gli alleati occidentali. Quindi come finisce la guerra e quali sono gli elementi? Abbiamo visto che dalla Russia una sconfitta del regime sembra molto lontana. Dall'Ucraina il regime ha avuto questi sommovimenti interni, ma non è riuscito a produrre ancora un risultato che vada in una direzione di compromesso, perché ufficialmente Zelensky ancora chiede il massimo del risultato dai suoi soldati e dall'intera guerra.